con noi in collegamento. Nel frattempo andiamo anche dalla biologa nutrizionista Miriam Venone, la vedete in collegamento con noi. Buongiorno, grazie anche a lei per la sua disponibilità. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stiamo parlando di pane, allora quanto è importante il pane nel nostro paniere alimentare quotidiano? Solitamente si dice che non bisogna mai abusarne troppo. Esatto, quindi oggi parliamo un po' del tanto amato e odiato pane, soprattutto in questo periodo. Nel periodo della prova costume la maggior parte delle persone tendono ad eliminarlo insieme alla pasta completamente dalla dieta. In realtà è sbagliato perché sperano in un dimagrimento eliminando questi tipi di carboidrati che in realtà sono molto importanti per il nostro organismo. Per fare un esempio, allora, nel momento in cui noi mangiamo una fetta di pane, all'interno del nostro organismo il pane viene digerito, viene scisso in molecole più piccole che poi sono utili per il nostro organismo stesso, e queste piccole molecole è il glucosio. Il glucosio viene immagazzinato nei nostri muscoli e nel nostro fegato sotto forma di glicogeno, quindi nel momento in cui noi non assumiamo pane né pasta, quindi iniziamo ad eliminare i carboidrati, utilizziamo queste riserve che abbiamo nel nostro organismo, e nel momento in cui utilizziamo queste riserve andiamo a perdere dell'acqua. Ecco perché dico che non è un dimagrimento sano, perché nel momento in cui vengono immagazzinate queste riserve di glucosio, insieme al glucosio viene immagazzinata anche l'acqua, e eliminandoli completamente dalla dieta eliminiamo acqua e non andiamo ad intaccare le riserve di grasso. Quindi per chi spera in un dimagrimento eliminando i carboidrati, soprattutto in questo periodo, diciamo che non è una buona scelta. Inoltre, eliminandoli dalla dieta sentiamo una stanchezza non solo fisica ma soprattutto mentale, perché appunto i carboidrati, quindi il glucosio, è il principale nutrimento del nostro cervello. Ecco perché tutto questo si traduce anche in una stanchezza mentale. Però, soffermandoci sul pane, allora, innanzitutto io mi soffermo sempre sulla qualità. Scegliamo sempre un pane di qualità, soprattutto per i lavoratori che vanno al supermercato oppure scelgono del pane da poter conservare magari in ufficio. Si tende sempre a scegliere dei prodotti confezionati. Nei prodotti confezionati il pane non ha solo i principali 5 ingredienti, 5-4 ingredienti, quindi acqua, farina e sale, ma ci sono delle aggiunte di conservanti e anche di grassi che poi fanno male al nostro organismo. Quindi andiamo dai nostri panettieri e puntiamo a comprare un pane di qualità, soprattutto scegliendo magari un pane integrale, anche il nostro pane casereccio, dove c'è sì una quantità di farina bianca, ma anche una quantità di farina integrale, e in quanto le fibre sono importanti, apportano numerosi benefici al nostro organismo. Per citarne qualcuno, ad esempio nei diabetici, per i diabetici è meglio scegliere un pane integrale, in quanto in questo modo tendono a tenere sotto controllo la glicemia. Oppure un altro beneficio che viene apportato dalle fibre presenti nel pane integrale è a livello intestinale, cioè a livello intestinale viene ridotto l'assorbimento del colesterolo. Ed inoltre funge anche da un antistipsi, quindi per chi soffre di stitichezza è importante che debba scegliere un pane soprattutto integrale, quindi con la farina in cui è presente la crusca. Chiederei anche alla dottoressa, sempre per restare in tema di sana alimentazione, ormai da più di qualche giorno ci siamo lasciati alle spalle la fase di lockdown, nuovamente si sta tornando alla vita normale, pian piano, seppure con tutte le precauzioni del caso. Come smaltire i chili in eccesso che durante il lockdown tante persone hanno preso, però insomma evitando quelle cose poi improvvise che rischiano di durare il tempo di pochi giorni per poi magari riprendere nuovamente il tutto? Consigliato più volte puntare sempre ad una alimentazione equilibrata, senza eliminare
dei macronutrienti fondamentali per la nostra dieta, tra cui il pane e la pasta che rientrano nei carboidrati. Quindi, oltre a puntare ad una sana alimentazione, come detto più volte, fare anche sport è molto importante perché la sana alimentazione insieme all'attività fisica porta comunque a dei benefici che si protraggono nel tempo, quindi sono a lungo termine e non solo nel breve termine. Quindi non scegliamo di fare delle diete fai da te che servono solo per l'estate. Puntiamo ad un'alimentazione equilibrata, un'alimentazione sana, ad una scelta di cibi sani, di qualità soprattutto, che poi possano portarci dei benefici non nell'immediato, ma ripeto nel lungo termine. Ecco. Torniamo per un ultimo saluto con la dottoressa, la biologa nutrizionista Miriam Melone. Stamattina ci siamo soffermati sul tema pane, quindi carboidrati, avendo in collegamento con noi il presidente dell'associazione panificatori. Giusto una curiosità per restare appunto in tema di carboidrati, ma meglio il pane o la pasta se uno dovesse fare una scelta? Siamo lì. Siamo più o meno lì. Quello che posso consigliare è che quando si mangia la pasta, magari evitiamo di mangiare, perché alcuni hanno la cattiva abitudine di mangiare pasta e pane insieme. Quindi cerchiamo di scegliere o l'uno o l'altro. Sì, questo indubbiamente. Invece in vista dell'estate immagino tanta frutta e verdura, con il caldo che arriva è meglio insomma puntare su questi alimenti. Sì, frutta e verdura, però senza, ripeto, eliminare né pane né pasta. Cioè, va bene, ad esempio, a pranzo mangiare un piatto di pasta condito con la verdura di stagione. Ora ci sono le zucchine, i fiori di zucca, le melanzane, i peperoni. E magari quando siamo al mare, perché no, possiamo tranquillamente mangiare la nostra presella con i pomodorini e le alici. Ottimo, ottimo. Grazie, grazie anche alla dottoressa Miriam Melone, le auguriamo un buon lavoro. Grazie mille. Grazie Buona giornata, ancora. grazie.